Presidente Sebastiani, come si sta in testa alla classifica? Ma quando le cose vanno bene si sta sempre bene. Adesso, al di là di essere in testa o meno, se la squadra risponde bene è naturale che il clima è sereno e i tifosi sono contenti, e quello che ci vuole è l'ingrediente giusto per far andare bene le cose nel mondo del calcio. Adesso tutti parlano del Pescara, però quest'estate c'era un po' di scetticismo anche da parte degli addetti ai lavori, dei commentatori nazionali su questa squadra. Ma certo, perché comunque sia il Pescara veniva da due stagioni non brillantissime, anzi direi negative, ed è chiaro che nessuno ti accredita. Io torno a dire, per me questa era una squadra forte anche lo scorso anno, purtroppo ho fatto un errore io personale di cui mi assumo tutta la responsabilità, perché l'arrivo di Zeman, a parte l'arrivo, ma probabilmente a un certo punto dovevo intervenire con più decisione prima, perché è evidente, lo dicono i fatti, che tutto quello che veniva sconfessato quest'anno, l'altro anno, quest'anno sta dando dei risultati. Quando voi scrivete sui giornali che la vecchia guardia sta facendo la differenza, delle due l'una: o erano dei coglioni l'anno scorso o sono diventati bravi quest'anno. Si parla ovviamente di queste prime 8 giornate, il Pescara in testa, siamo ancora all'inizio, però questi punti sono tanti punti considerando che c'è un campionato a 19 squadre, quindi un bottino superiore anche a quelli del Pescara di Zeman e di Oddo. Questo cosa significa? Significa che se continuiamo così ci avviciniamo nel più breve tempo possibile all'obiettivo che è importante, che è quello di mantenere la categoria, e poi si vedranno tutte le altre cose, perché in questo momento penso che per società come il Pescara sia fondamentale mantenere una categoria importante come quella della Serie B. Poi se siamo bravi lo dirà il tempo, lo dirà il campo. Sabato c'è il Cittadella allo Stadio Adriatico. Una squadra molto attrezzata, è una squadra che da anni è sotto la stessa guida e quindi ha una continuità importante, e soprattutto è una squadra che vive il calcio, questo mondo, senza grosse pressioni, che per questo mondo vi posso assicurare tanto.